prevenire la radicalizzazione religiosa anche attraverso la formazione e la ricerca. Si tratta dell'innovativa attività in partenza al Dipartimento di Scienze della Formazione e della Comunicazione di Arezzo dell'Università di Siena, in partnership con due università marocchine e l'Università per Stranieri di Siena. A supporto del progetto quasi 1 milione di euro, di cui 850.000 da fondi ministeriali e 235.000 di cofinanziamento da parte dell'Ateneo Senese. Siamo infatti convinti che uno degli strumenti che ci potrà consentire di prevenire gli eccessi della radicalizzazione sia proprio la formazione, l'educazione, a cominciare dalle giovani generazioni per continuare con tutti gli operatori del settore. Destinatari del progetto, professionisti del mondo della sanità, delle forze dell'ordine e dei carceri, che hanno bisogno di strumenti di conoscenza per gestire situazioni di multiculturalità. Di fronte a un dato di fatto, che è quello di una società, di società che diventano sempre più ad alto tasso multiculturale, si sviluppano processi di radicalizzazione e di micro radicalizzazione. La radicalizzazione violenta, in fondo, è un aspetto, per certi aspetti, marginale, va bene? Allora noi diciamo come possiamo aiutare ad apprendere e a prevenire queste forme di radicalizzazione. Quindi noi offriamo formazione, ma offriamo anche, il nostro compito è anche quello di dire, produrre conoscenze, cioè, e su questo non lo possiamo fare da soli, ma insieme a un network internazionale di colleghi che vengono dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Francia, dalla Germania, dalla Danimarca, che sono alle prese con lo stesso problema. Che cosa avete fatto voi? Che cosa facciamo noi? Che cosa possiamo fare? Perché siamo di fronte a un dilemma disorientante. Questo progetto prevede 3 ambiti molto importanti che sono unici nel panorama nazionale. Il primo è un curriculum nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione, all'interno dei quali ci sono degli insegnamenti per specializzarsi nel prevenire i processi di radicalizzazione. Poi abbiamo un master in Multicultural Diversity Management, nel quale professionisti o studenti si formeranno per gestire risorse umane o contesti ad alta densità multiculturale con delle metodologie educative. Poi abbiamo dei corsi di formazione destinati a operatori che lavorano nei carceri, operatori che lavorano anche nei servizi sanitari e operatori educativi completamente gratuiti, che forniranno conoscenze sia di carattere culturale sia metodologiche per poter intervenire. Saranno infine attivate oltre 60 borse di studio di mobilità internazionale per studenti e docenti e per la partecipazione al master.